Chi ha vinto le elezioni americane? Qual è il nuovo presidente degli Stati Uniti? Oggi è una giornata particolare perché non si capisce una beata. Vabbè, non lo dico, non lo dico. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Oggi è una giornata sull'altalena per i mercati finanziari perché è successo un po' di tutto questa notte. Io ero sveglio, ragazzi, perché stavo guardando ovviamente gli esiti. A un certo punto il presidente uscente Trump può diventare, diciamo, il nuovo presidente degli Stati Uniti. Crollano le quotazioni di Biden, poi ritorna tutto da capo. Intanto Wall Street fa sali e scendi, ragazzi, Nasdaq e i mercati hold stanno veramente facendo le scale mobili e in questo momento sono in ampio, 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 ampio rialzo. Oggi è una giornata particolare, quindi andiamo a fare una cosa, andiamo a vedere intanto i grafici dei mercati hold, andiamo a vedere anche quello che sta facendo Bitcoin, perché Bitcoin in questo momento beneficia anche dell'euforia sui mercati hold che c'è in questo caso, ragazzi, sta cercando di rompere la sua super esistenza, ma il problema poi è alla fine porci questa domanda, ragazzi: perché i mercati senza l'esito ancora delle elezioni? Perché quando sto registrando questo video non sappiamo, ragazzi, chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti per i prossimi 4 anni, nonostante questo clima di incertezza che si pensa possa durare anche abbastanza, ragazzi. Ancora, diciamo, non si ha ben chiara questa cosa, nonostante questo clima di incertezza, i mercati stanno veramente andando a gonfie vele. Nasdaq in questo momento quasi più 5%, incredibile pump dei mercati americani. Vi faccio poi vedere alla fine del video, non proprio alla fine, diciamo a metà video, ragazzi, vi faccio vedere un grafico bellissimo che è quello che io ho utilizzato nella giornata di oggi per andare a capire cosa pensano i mercati di chi vincerà le elezioni, perché è un grafico che addirittura è creato proprio sulla vincita di Biden verso Trump. Quindi abbiamo questo grafico bellissimo che, ragazzi, ci indica qual è la percentuale di vittoria di Trump contro Biden, e addirittura si ci può fare anche, guardate bene, anche trading utilizzando Bitcoin. È una cosa bellissima. Va bene, allora, poi volevo darvi una news incredibile e super importante, perché questa sera alle 21 faccio una live sui possibili scenari post-elezione degli Stati Uniti d'America, quindi come investire, come andare a posizionare i nostri investimenti sui mercati hold, non solo quelli delle criptovalute, quindi anche su ETF, stocks e quant'altro per i prossimi mesi. Quali sono, per esempio, i settori che potrebbero beneficiare di una vittoria di Trump contro una vittoria di Biden? E ne parliamo questa sera in live alle ore 21, badabam, con Pietro Michelangeli, ragazzi, che sarà mio ospite in questa live, super esperto dei mercati hold, super esperto della parte investimenti e investing, ragazzi, ci sarà ovviamente da fare un bel po' di riflessioni, un bel po' di domande, e quindi non mancate alle ore 21, ragazzi, su questa live. Bene, ho parlato un sacco, sì, ho parlato tantissimo, ma oggi è un video a braccio, ragazzi, ok? Un video un po' più tra di noi. Allora, andiamo dietro di me, Nasdaq. Andiamo a vedere intanto Nasdaq, poi guardiamo un po' Bitcoin, quello che sta combinando, e poi vi faccio vedere questo grafico che vi parla di chi vincerà le elezioni secondo il mercato. La cosa bella, dici, possiamo vedere anche chi vincerà le elezioni secondo un'analisi grafica. Allora, ragazzi, Nasdaq, questa è la mia view di Nasdaq, ne è vero che ne parlo veramente poco dei mercati hold. Perché? Perché su YouTube, ragazzi, è difficile fare tutti i video d'approfondimento che necessita questo tipo di argomento, quindi lato investimenti, e spesso io li tratto nella mia Academy Premium. Trovate ovviamente come sempre i link in descrizione, e sul mio canale Telegram anche questi link in descrizione per chi volesse approfondire. Ogni tanto pubblico qualcosa anche lì. Allora, guardate che candelone, ragazzi, relativo alla Nasdaq 100, ed è veramente interessantissima questa struttura. Perché? Perché dalla
24 di settembre, probabilmente siamo in un nuovo ciclo di medio periodo per quanto riguarda i mercati old, ed avevano fatto un'up che però si era scontrato con il vecchio massimo precedente, che configurava una sorta di pattern di inversione, che è un pattern di inversione che si chiama gatekeeper, ragazzi. Perché questo livello è esattamente corrispondente al 76 di Fibonacci, inutile che ve lo faccio vedere, quindi che non voglio fare un'analisi approfondita su questa cosa, però una fase di ribasso senza un'eventuale ripresa era estremamente pericolosa, perché andare a bucare questo livello, ragazzi, poteva indicarci una fase di discesa poi per un ciclo ben più ampio. Invece la tenuta di questo minimo sul Nasdaq, ma ragazzi, adesso vi dico anche un'altra cosa: Nasdaq ha tenuto questo minimo, ma non lo ha fatto Dow Jones 30. Infatti, la cosa mi ha un po' stupito e la cosa un po' mi ha reso difficile andare a fare questa analisi ciclica. Infatti, sto ancora riflettendo sul discorso. Ma andiamo a vedere. Allora, questa candelona cosa fa? Porta direttamente i mercati a poter andare eventualmente a rompere i massimi storici di Nasdaq, che sono qui, dove nelle prossime giornate, soprattutto quando ci sarà magari un'eventuale fase di maggiore chiarezza relativamente a chi è stato eletto presidente degli Stati Uniti. Ma la stessa cosa, lo stesso tipo di atteggiamento lo possiamo vedere su S&P 500, anche qui costruito molto bene questa analisi ciclica in questa sua fase. È vero che c'è un triangolo in questo momento, ragazzi, triangolo è una figura particolare relativamente alla continuazione del trend che vediamo qui, è una specie di questa fase, quindi un breakout dovrebbe indicarci un nuovo long. Li uso poco veramente io queste figure negli ultimi anni perché sono più propenso a guardare il grafico nudo e crudo, naked. Lo preferisco, ragazzi, e anche questo ci sta indicando che i mercati potrebbero accettare di buon auspicio quello che sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti. Ma chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti secondo i mercati? Adesso vi faccio vedere un grafico, ne discutiamo insieme, ragazzi, perché voglio sapere anche cosa ne pensate voi. Ovviamente sono dei numeri semplicemente messi lì, vi faccio vedere anche la loro volatilità che hanno avuto questa notte, ma fatemi sapere voi cosa ne pensate. Chi vincerà secondo voi, Biden o Trump? Quindi scriviamolo nei commenti. Appena dopo questo grafico, poi guardiamo tutti Bitcoin e il suo tentativo di break, tra l'altro in live, in questo momento proprio preciso, del suo massimo quasi storico, direi così. Allora, ragazzi, questo è il grafico che io sto tenendo sotto controllo relativamente alla presidenza degli Stati Uniti. È l'exchange di criptovalute FTX, è un exchange che sto utilizzando per tutti i suoi prodotti derivati. Trovate il link in descrizione, tra l'altro con un bonus sulle fee del 5%. Se vi registrate, mi date ancora una mano come sempre con referral, ma in questo caso è utilissimo perché, ragazzi, hanno quotato un derivato sulle elezioni degli Stati Uniti. E in questo caso, per esempio, vedete il presidente Trump, quindi la vittoria di Trump è data a 0,17. Ragazzi, come si interpreta questo grafico? Lo potete comunque guardare anche senza essere iscritti a FTX perché in home lo trovate. Si interpreta così: se il valore è 1, è vittoria certa del presidente, in questo caso Trump; se è 0, è perdita sicura in questo caso. Quindi, come possiamo immaginare, gli possiamo dare anche un livello di percentuale, questo è un 17,5% di vittoria del presidente Trump. Ma guardate cosa era successo invece. Scusate ragazzi, ho fatto un danno. Ecco, guardate cosa era successo invece relativamente a questa notte, ragazzi. Ovviamente durante la notte alle 3 del mattino c'era stato un super candelone verde per quanto riguarda la vittoria eventuale di Trump, che si era spostata all'80%. Quindi, visti gli esiti e gli scrutini che ancora adesso sono veramente incerti, poi manca questo voto postale che non si capisce bene
bene, quando arriverà, eccetera, si pensava durante la notte che Trump fosse il vincitore e di conseguenza anche i mercati finanziari hanno agito in maniera relativa. Invece poi vi faccio vedere anche il grafico di Biden, vedete la stessa cosa, ovviamente opposta in questo caso. Dopo la mattinata, dopo le 10, c'è stato un recupero incredibile, quindi evidentemente ragazzi, in questo caso Biden è dato a 0,83, quindi è l'83,6% di vittoria delle elezioni. Biden è dato in questo caso vincente per l'83, quasi 84%. Bene ragazzi, allora trovate lo stesso identico grafico chiaramente anche su un TradingView. Potete scrivere semplicemente qui, vedete Trump, vi esce l'exchange in criptovaluta FTX, oppure Biden. Se io scrivo Biden, ragazzi, mi viene da ridere queste cose, veramente una barzelletta. Comunque anche qui trovate ovviamente quello che è il derivato di FTX come grafico, quindi potete andare a guardarlo. In questo caso i mercati stanno quotando la vittoria di Biden all'83,6%. Ovviamente qui parliamo di mercati cripto, quindi un piccolo exchange, non è certamente paragonabile a tutti i mercati mondiali, ragazzi, quindi prendete questi dati chiaramente con le pinze, però è simpatico perché potevamo fare trading, ragazzi, avremmo fatto veramente grandi numeri, perché qui siamo passati da 0,24 a 0,83, viceversa insomma il discorso relativo al grafico di Trump. Quindi sembra che in questo caso la vittoria di Biden i mercati la stiano prendendo anche bene, molto meglio di quello che si aspettava, perché Nasdaq ancora continua a salire, ragazzi, più 5 ancora, guardate a livello daily, vi riporto, guardate che candela. Allora ci spostiamo su Bitcoin in questo momento, eccolo qui. Bitcoin, tentativo di break dei massimi, e lo sta facendo proprio in live con noi in questo momento, ragazzi, sono contentissimo perché stiamo seguendo da anni ovviamente Bitcoin, e questi momenti per chi come me è un trader anche sui mercati cripto assiduo e con una buona parte del mio patrimonio sono veramente dirompenti, sono veramente molto belli. In più vi dico anche un'altra cosa, il mio trading system è tornato longo, stiamo facendo una gara in Academy tra me e il trading system e tutti gli altri che non si fidano di questo rialzo, nemmeno io ragazzi mi fido di un rialzo di Bitcoin sopra la sua resistenza storica ormai a 14.000, però sembra aver ragione nuovamente questo trading system che noi utilizziamo in Academy. È una partita, io mi viene da ridere perché io ragazzi non avrei mai fatto un long di breakout, ma solo un botto, solo un sistema automatico poteva farlo. Questo rialzo di Bitcoin può avere vita breve, ragazzi, allora la resistenza è difficile da rompere. Ieri ci è riuscito con un break daily, ma nella giornata di oggi è ritornato indietro, poi però ragazzi ha ripreso quota, questo è importante perché il break del suo livello di 13.800, 14.000 possiamo anche tenerla diciamo come area e non come livello singolo, è stato un break confermato in close daily, però ragazzi la close è avvenuta solo a 14.003, quindi non è una vera close, non è una close importante sopra questo livello, perché per un livello di resistenza del genere ragazzi intanto ci serve un break a livello weekly, questo è sicuro, e poi chiaramente dobbiamo andare ben oltre i 30-40 dollari, quindi io mi aspetto almeno un 14,5. Però ragazzi, questa fase anche a livello ciclico, ne abbiamo parlato poco all'inizio settimana, vedremo di riprenderla durante questa settimana ragazzi, quindi iscrivetevi perché sono concitati questi momenti, iscrivetevi al canale se non volete perdere gli ulteriori aggiornamenti, però ciclicamente vi faccio diciamo un disegno in generale, siamo comunque su questa fase che poi dovremmo andare a vedere se confluirà così oppure farà nuovi massimi, quindi c'è la possibilità in questa struttura ciclica di andare a fare massimi come effettivamente Bitcoin ragazzi sta facendo in questo momento. Va bene ragazzi, ok, abbiamo finito questo video, vi aspetto alle 21, fatemi sapere cosa ne pensate voi, vince Biden, vince Trump e del grafico che abbiamo visto come derivato, cosa ne pensate e soprattutto anche qualche ideuzza su Bitcoin. Siete ancora long di hold? Chiaramente lo siamo, penso tutti ragazzi, ma sulla parte anche intraday, veramente io penso che moltissimi abbiano cercato lo short in questo momento e il mercato li sta punendo. Perché?
Trend is your friend. E quando il mercato tira forte, come in questo caso, beh, Bitcoin, veramente ragazzi, dalle bastonate. Va bene, ci vediamo stasera alle 21 con Pietro Michelangeli. Sono veramente contento. Ciao a tutti.